calano le temperature, aumentano i consumi domestici. E con i costi dell'energia che impennano, l'autunno si preannuncia meno roseo del previsto. I ministri delle finanze europee riuniti in queste ore in Lussemburgo cercano di porre rimedio e la Spagna propone di affrontare la crisi in modo coeso. Durante la pandemia abbiamo negoziato la fornitura dei vaccini con una sola voce. Questa esperienza ci ha insegnato che quando si tratta di grandi contratti la coesione dei 27 Stati membri ripaga ed è così che ci si dovrebbe sempre presentare ai tavoli internazionali. In realtà l'Unione Europea non deve solo cercare di arginare l'aumento dei prezzi, ma deve anche garantire più investimenti nelle rinnovabili per continuare la transizione verde. Nel nord Europa infatti non sono ammessi ritardi nel taglio delle emissioni inquinanti, ma per i paesi del sud bisogna urgentemente frenare l'aumento dei prezzi dell'energia per non danneggiare la ripresa economica. Le questioni verranno dibattute al vertice europeo previsto per fine mese.